bentornati nella mia cucina. Oggi vi farò vedere come preparare una pasta fresca al basilico. Per far questo avremo bisogno di 300 g di farina e 3 uova. Praticamente vale la solita regola di mettere un uovo ogni 100 g di farina. Inoltre al tutto andremo ad aggiungere circa 20 g di basilico. Chi mi segue da un po' qui sul canale o anche nel blog saprà che fra le mie passioni, oltre ai dolci e al cake design in generale, una delle mie passioni è proprio la pasta fresca. Sul mio blog oppure qui sul canale troverete spesso delle paste tradizionali, come potrebbero essere i cavatelli o i calzoni. Oppure potrete trovare anche delle tipologie di pasta un po' più innovative, quali potrebbero essere ad esempio i tortelli al cacao con ripieno di salmone, oppure dei cappellacci ripieni con del riso, che effettivamente sono delle tipologie di pasta un po' particolari. Oggi, come vi dicevo, andremo a preparare invece la pasta base aromatizzata al basilico. Quindi come procediamo? Andremo a lavare e ad asciugare bene le foglie di basilico, dopodiché le macineremo insieme alla farina aiutandoci con il bimby, e una volta ottenuta una farina molto fine, quindi le foglie si saranno amalgamate perfettamente con la farina, andremo ad aggiungere le uova ed eventualmente, se fosse necessario, qualche cucchiaio di acqua. Andiamo ad inserire la farina nel boccale del bimby insieme alle foglie di basilico.